Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti a tutti nel canale in un nuovo video. Questa volta un video dedicato ai promossi e bocciati terminati di food e qualcosa di detersivi. So che è una tipologia di video che vi piace vedere e quindi ho accumulato un po' di cose nell'ultimo periodo. Ho detto adesso sta trasbordando la busta e dobbiamo assolutamente iniziare. Allora, super promosso che vi consiglio, il detersivo per la lavatrice Muschio Bianco Chantecler. Questo l'ho preso un po' di tempo fa con una nuova tecnologia di super enzimi ed ha una formula concentrata sgrassante. Quindi mi è piaciuto perché io utilizzo lo Chantecler un po', diciamo, sui colli delle camicie, sui polsini, per delle macchie, quindi ne faccio un uso un po' più abbondante. Quando ho visto questo con il muschio alla profumazione Muschio Bianco era in offerta, ho detto assolutamente lo devo prendere. Fragranza meravigliosa, addolcente, avvolgente, addirittura potevo evitare di usare anche l'ammorbidente, tanto che restava il profumo sui panni e mi è piaciuto molto. Quindi se dovessi ritrovarlo lo riprenderò, è assolutamente un promosso, ve lo consiglio. Questo è di Wexor, l'elisir ammorbidente, l'ho preso quando sono andata a Roccaraso, ad Acquasapone, avevo provato i piccolini, ho trovato il grande, assolutamente amore a prima vista e ho detto devo prendere il grande. Fragranza meravigliosa, rosa indiana, violette e fiori di zenzero, molto speziata. Ma la particolarità è che veramente ne bastava meno della metà del tappo. Panni morbidi, diciamo sì, però non super morbidi come altri ammorbidenti, però comunque mi è piaciuto moltissimo. Se lo trovate, dovete provarlo. E passerei un po', diciamo, a quelle che sono, diciamo, riguardanti il cibo e il mangiare. Allora, prima di tutto, io la sera non mi faccio mai mancare un pezzo di cioccolata e finalmente, dopo un po' di tempo, ho ritrovato gli After Eight alla menta. Non so se voi li conoscete, però, con il fatto che sta avvenendo il caldo, fresco dal frigorifero, una bontà! Quindi un cioccolatino molto sottile, uno strato di velo di cioccolata al latte, delicatissimo con della menta dentro. Veramente mi è piaciuto molto, se non l'avete provato dovete provarlo. L'ho trovato e assolutamente ho detto lo devo prendere. A Rosario poi è piaciuto moltissimo, io già li conoscevo, quindi è stata la dolcezza della serata. Come questi della linea di Lindt, nuovi, non li avevo mai provati. Questo alla pera nera e questo al peperoncino. Madonna ragazze, ma che bontà! Cioè, io quando ho visto al peperoncino ho detto vabbè, non mi piacerà proprio. E invece l'ho fatto provare anche a Rosario, gli è piaciuto moltissimo. Io ormai sto prediligendo la cioccolata fondente. Da quando ho fatto Fish tanti anni fa la dieta, sono comunque a dieta sempre. E preferisco il fondente, ormai mi sono abituata al latte. Non che il latte non mi piaccia, anzi lo adoro, però ormai compro solo fondente e ne sono felicissima perché questi della Lin, se non li avete provati, dovete provarli assolutamente. Quando poi si cambia dal fondente al latte, veramente sembra super dolce, quasi disgustoso. Ormai io con questi della Lind o comunque tutto quello che è il fondente mi piace molto. Allora, come cereali vi volevo far vedere questi della Fitness Classici, che devo dire tutto sommato non mi sono dispiaciuti, ma quelli che mi sono piaciuti moltissimo e che vi consiglio, energia per la mattina, sempre della fitness, sono i nuovi al granola e miele. Io il miele non è che lo ami, cioè mi piace spalmato comunque con la marmellata, con i formaggi, nel senso che lo mangio, però non è che vado a ricercare delle cose prettamente al miele. Questo ho detto devo provare. I fitness mi piacciono molto, però questi sono buoni,
ma un po' banalotti, ho detto assolutamente li devo prendere per provarli. E ragazze, dolci e croccanti, allo stesso tempo una vena un po' più grande, non di quelli piccola che poi sembra quasi che si sbriciola. A me il cereale deve essere grande, perché se no mi sembra una poltiglia e non mi piace. Quindi se li trovate dovete assolutamente provarli. E passerei poi a sempre restando in tema di cioccolata, questa della Pan di Stelle che tutti hanno osannato, ma che a me onestamente non mi è piaciuta proprio. Nel senso, sì, buona, per carità, niente si può dire, ma io finita, punto, basta, non lo andrò più a ricomprare. Voleva essere un'imitazione di una sorta di Nutella, a mio avviso, una sorta di gianduia nocciolato, ma non era né l'uno né l'altro. Onestamente mi sembrava un po' insipido e quindi per me è un bocciato. Questo l'ho terminato, ve lo mostro, perché io al 50% lo adoro, sempre della Lind, è il pezzettino di cioccolata che mi aiuta quando sono giù di morale e la sera prima di andare a dormire, cioè quando mi metto sul divano, il mio momento di relax, e che poi inizia praticamente la serata, nel senso che mi vedo un film o leggo, e quindi è il mio momento di estrema relax e di estreme coccole. Poi, restando sempre in tema, perché qua mi sembra solo cioccolata, comunque semi di cacao della Perugina. Devo dire la verità, mi è piaciuto, non è stato eccessivamente amaro, però tutto sommato se dovessi trovarlo lo riprenderei, ma non è che mi è esaltato rispetto a questi della Lind, che ragazze sono una meraviglia. Poi andiamo avanti. Allora, i gratinati con funghi, champignon e galletti. Allora, questi io per la verità li ho trovati da Deco, mi sono piaciuti moltissimo. Io sapete che adoro i funghi, forse non lo sapete ma ve lo dico, quindi tutto quello che è funghi io li ricerco tantissimo. Non avevo mai provati i galletti con olio extravergine d'oliva. L'unica nota, diciamo, se così vogliamo dire, un po' negativa è che sono piccole le porzioni, quindi una veramente dovete metterci tante verdure vicino. A Rosario generalmente ne faccio due, perché una veramente non ce la si fa dopo una giornata di lavoro, però devo dire che tutto sommato questo gusto non mi è dispiaciuto. Poi, ragazze, se trovate questi non li comprate nemmeno mai. Iposale misura, cioè, non voglio dire per i diabetici, per carità di Dio, per carità, però non sanno veramente di niente, di niente. Cioè, una pappocchia in bocca molle, no ragazzi, sono bocciate. Io chissà che cosa mi aspettavo, ma devo dire la verità, è stata una estrema delusione. Poi butto per terra, perché sennò qua saliamo sempre di più. Questi sono stati buonissimi, i biscotti della Milka. Sono i cookie nut, mi sono sembrati alla lontana, ovviamente non uguali, quelli sono una bontà divina, i crispy, mamma mia ragazze, questo è uguale, granella di cioccolato un po' più grande, biscotto non eccessivamente friabile, pezzettino che quando lo andavo a tagliare non si sbriciolava, insomma questo biscotto mi è piaciuto moltissimo ed era il mio snack pomeridiano. Ovviamente in una porzione ne uscivano due, ne mangiavo uno. Resto sempre in tema di cioccolata, questo nero extra fondente al cristallo, a cristalli di menta. Niente a che vedere con After Eight, quindi niente di speciale, perché poi onestamente mi è piaciuto più quello ai semi di cacao rispetto a questa alla menta. Tutto sapeva fuorché di menta. Poi eccola qua, questa grandissima crema spalmabile di gianduia Galoop, che bontà, mi era stata regalata a Natale da Anna, ciao tesoro, un bacio grande. Ovviamente io poi avevo delle marmellate, avevo delle altre cose, non mi piace poi fare la colazione in ugual modo tutti i giorni, alcune volte lo yogurt adesso che fa caldo, i fitness oppure i cornflakes, marmellata oppure gianduia in questo caso, e questa per me è la vera crema di nocciole, una bontà,
e credo che si trovi solo a Torino questo, oppure su internet, e assolutamente la dovrò ricomprare perché ragazze, una dolcezza di prima mattina, quando volete qualcosa che vi faccia iniziare bene la giornata, questa crema spalmabile. E che acquolina in bocca mi sta venendo. Di Carli, non so se vi avevo mai fatto vedere la salsa di noci. Carli, io l'adoro e questa l'ho avuta regalata in un pacco a Natale, tra cui pesto e salsa di noci, e devo dire che è veramente un vasetto. Mamma mia, un po' riscaldata con una, anche se bastava solamente questo, una piccola patata schiacciata che comunque rendeva ancora di più il sugo con delle pennette o dei rigatoni. Devo dire la verità, un sugo già pronto che alcune volte vi risolve la giornata o la domenica, quando non avete voglia neanche di scendere a fare la spesa, e vi risolve un pranzo con i fiocchi. Poi, questo uovo di Pasqua che mi è stato regalato, o di Maiani Fiat, l'originale al cremino, onestamente per me è stato un bocciato. Doveva essere una bontà, l'originale, onestamente, ma non perché fosse al latte, questa cremosità, questa sensazione di cremino in bocca, onestamente non l'ho avvertito. Io trovo che per me, a parte l'uovo Kinder, ma trovo che il migliore sia il Lindt pralinato, non ce n'è per niente per nessuno. Quindi buono ma non buonissimo, infatti oggettivamente l'ha mangiato quasi tutto Rosario. Ancora ne ho un altro al 50% della Lindt, perché ormai è diventata la mia preferita. Svelto tutto in uno, pulizia brillantante. Questo per la lavastoviglie mi è piaciuto molto perché sa veramente di limone, pulisce le stoviglie perfettamente, una pasticca pratica e comoda, devo dire sgrassante in maniera perfetta e anche fragranza, devo dire, molto di più rispetto alle altre che adesso non mi viene il nome, e mi piace perché profuma proprio di limone, cosa che molte volte quando si apre la lavastoviglie si ha ancora quell'odore un po' di, sì, di molto pulito, però che comunque sa di mangiare fondamentalmente, non mi piace, mentre con questo mi è piaciuto moltissimo. Fresca, pulita. E concludo con le altre ultime due cose. Allora, queste assolutamente ve le annovero perché le fette biscottate al malto d'orzo non le avevo mai provate. Una bontà divina, ragazze! Con la gianduia sopra, con la marmellata, molto più buone, ovviamente saranno più caloriche, non lo voglio mettere in dubbio, delle integrali. Ma sono dolci al punto giusto, sono friabili al punto giusto. Devo dire che è stata una grandissima scoperta. Ormai prendo solo queste qui. E per concludere, i grigliati di Orogel, tres di grigliati. Questo mi è piaciuto molto perché è una bella porzione abbondante, quindi per due persone perfetto. Si cuociono veramente in 10 minuti, massimo un quarto d'ora, con un po' di acqua su all'interno, un filo d'olio, coperchio morbidissime, quindi devo dire, certo, non avranno la bontà di verdure, quelle fresche, però devo dire, per quando si va veloce, anche se precotto o comunque è già, diciamo, come dire, congelato, ma vi risolve una serata, devo dire che sono veramente buone. Quindi io le ho prese sempre alla Déco o al 365, che sapete essere uno dei miei supermercati al momento preferiti. Ragazze, questi sono stati, diciamo, i promossi e bocciati food più detersivi. Fatemi sapere se questa tipologia di video vi piace sempre, quindi spolliciate per vederne altri di video, per far crescere il canale. Non dimenticate di iscrivervi al canale, la cosa principale, e di attivare le notifiche del campanello per essere aggiornate per quando carico i video. Io vi ringrazio come sempre dell'enorme compagnia e ci vediamo prossimamente non solo con un video se vi va, ma anche con questa tipologia di promossi e bocciati food. Ciao!